ha ragione il Signore, noi siamo qui perché ci ha chiamati il nostro amico, come si chiama il nostro amico? Luigi. Luigi, Gigino, allora, Luigi. Qual è il problema? Questo è il problema. Io lo so, lo so, io, guarda, ho detto, le vedi? Ci avevamo i bidoni qua vicino prima, e li hanno tolto. Perché ce l'hanno tolta? Sono, a che sa strada hanno fatto i bidoni? Come mai? Io volevo sapere perché è stata la scuola che non voleva i bidoni. E poi se gli hanno fatto la scuola, no, hanno tolto i bidoni e li hanno sotto i muri. Poi se andiamo a vedere là, ce li hanno sotto. La gente li mette sotto la scuola. Ma tu le vedi a... No. No, no, le vedi a... le scorzelle. Le scorzelle in gola che abbiamo fatto. Sì, per questo perché fatto qua. Tutti i giorni raccontiamo di questa storia incredibile. Allora, noi diciamo sempre che l'inciviltà è la causa principale di questa situazione. Perché quella busta, per esempio, l'ha buttata un barese, non è che la busta l'hanno buttata gli alieni. No. Il barese l'ha buttata. Però, è sintomatica, perché questa busta che giace qui all'angolo, seppur non è un angolo, è vero, è tondo, è un ma lo posso chiamare angolo lo stesso. E anche se è tondo lo chiamo angolo, è uguale, nessuno si offende, no? Tino. Posso chiamarlo angolo se, anche se è tondo, anche questa cosa mi perplime. Da quanto tempo è qua, Gigi? Io sono passato 15 giorni, sta sempre là. Quindi sicuro 15 giorni? Io ho detto che dovevo fare la festa alla busta. Già fu un monumento attorno. Perché non chiediamo ai vigili di mettere delle transenne, visto che ne hanno da buttare? Alla busta. E sì, così nessuno la tocca. Quella sarà analizzata dai speologhi, fra Cindal che va a stendere, questi se lo mangiavano prima... 200 anni fa i nostri antenati, anche se forse non si riuscirà a trovare lo zozzone, no. Perché ma che ci mangiavamo prima lo troveranno, ciò che mangiamo prima non è chiesto, stai perché ho visto c'è molto umido, c'è molto umido, qualche spaghetto con le cozze avanzante non lo so se c'è qualche spaghetto con le cozze avanzante, poco fa un mese. Io do che nome. Da quanto tempo è quella busta lì, signora? Da quanto tempo? Ma lei la osserva tutti i giorni? Ha avuto modo di riferirlo agli operatori ecologici che vengono di qui a pulire? A quando venne? La notte. La notte. E la devono, la dovrebbero togliere. Allora invitiamo gli operatori ecologici. E lo so, l'abbiamo vista, signora, l'abbiamo vista. Io mi metto col telefonino. A chi la butta, e se li prende ce la mandi, ok signora? Lei è sentinella attiva di questa città, mi raccomando, la nomino io, quello l'ha nominato sindaco della notte, io la nomino sentinella attiva della città, mattina, pomeriggio e notte, ok? Mi raccomando, sindaco Leonetti, che devo chiamare sindaco, il sindaco della notte, lo posso chiamare sindaco per fare prima, no? Ti do io Leonetti. La Madonna. Della casa, cioè, non lo so. Come no, Leonetti di qua. No, tutti confedi, fanti confusioni col sindaco della notte e il sindaco di giorno. Quello è il sindaco della notte, Leonetti. Sindaco, via Giovanni Bovio, della notte e di giorno. Magari vi incontrate il pomeriggio tutte e due, così potete tutte e due. Io parto dall'alba all'orario, al crepuscolo, vi trovate. Bravo, bravo, bravo Tino. Bravo Tino. Tra un po' che la schiacciavi con i piedi. E come devo schiacciare con le mani? Pure tu. Vuoi farmi andare più avanti? Sì. Cioè tu mi vuoi proprio portare nei meandri di questa... della sporcizia. Andiamo, andiamo mio caro, andiamo. Ragazzi, noi sapete... Se lei mi crede, posso dire una parola un po'? Devi dire una parola. No, devo dire che domenica scorsa, vedi sto dimensione verde? Sì. Sai sì. Che stava a terra là? Cosa stava? Preservativi pieni. Giuro su mio nipote. È vero. Usato, pieno di cose. Mi hai capito di cosa? Di che stava pieno di sperma. Mi credi? All'angolo là, l'ho visto pure quella, io. Quella porta, l'ho visto pure io. Quella cancellata, quell'inferriata di ferro, la porta marrone. Là stava per terra. Ma secondo te è per me precipitato? Non ho fatto l'amore sopra, non è stata bacio. Poties. Poties. Poties, L'hanno fatto per strada. Ma era chiuso. Era chiuso almeno la... No, stava buttato a lui, aveva il nodo. Ma aveva il nodo. Sì, sì. Aveva il nodo. A Wando, Gigi. Ah, cosa succede qua? Non ne parliamo. Ma che tra... non ce ne frega niente. No, però ce ne frega. C'era proprio qualcuno tribunale. Qua queste bottiglie vanno un mese pure.
che stanno lì. Sì, senza contare le varie PT, no, certe volte, che hanno corroso gli angoli, certo, sotto. Aprono del pure portone. Il cancello i carabinieri certe volte. Qua. Certe volte, non i carabinieri. Sempre, certe volte. E c'è un fatto importante: da qualche tempo gli spazzini cosiddetti operatori ecologici si vedono sempre meno perché c'è lo spazzamento meccanico. Che è una cosa che ti dà grande soddisfazione. No. Come per no? Niente, e ci così deve, noi niente. Fa solo il rumore della notte. Il rumore della notte, che sa la pompa. Rifammi il rumore, allora, il rumore della pompa. Non si può la dormire. Pompa. Invece il rumore generale della macchina. Non si può dormire. Quindi, facendo di seguito i due rumori. Usci. Oh. Però non è efficace. No, per niente. Perché cosa succede? Perché quella carta, io ho parlato con un operatore ecologico, che quelle buste, la macchina che usano... Non le può prendere. No, dice che le può prendere. Ah, le può prendere. Ha detto che la dice, se la buttasse per strada, sì, la macchina la prenderebbe. La macchina sotto, la risucchia. Il problema è un altro. Il problema è un altro che purtroppo, quando vanno col soffione lì che buttano, non sempre le carte vanno nella strada. Perché c'è perché la ruota della macchina. Le macchine devono trovare le persone. Eccolo. Allora, per piacere. Gigi, un attimo, stavi dicendo. No, mettesse la battuta, no. Hanno ragione anche le persone, dove la devono buttare. Questo è il problema. Questo è il problema. Che non si rendono conto lo Stato italiano. Mettessi, il comune di Bari. Il comune di Bari. Mettessi i bidoni e la gente giustamente c'ha da buttare le bottiglie, come sto vedendo là. Come altre le buste che buttano in mezzo alla strada, giustamente. Ma cioè quello non si deve fare però, cioè non è detto che siccome non c'è il bidone. Una donna di 60 anni, come fa a camminare? E se la tiene a casa? A puzzare? La plastica puzza. Mangi, che cosa devi fare? Quello è tutto solido. Che cosa fa lì? Se lo mangia o se lo tiene in casa? Non credo. Lo vado a buttare. Ma come fai a buttare? E chiedi al nipote di andarlo a buttare, a un figlio. Se ce l'ha. A un vicino di casa. Ma se quando ne sono donati che sono anziani, e sono che non soli. Portano le camminette. Ma la macchina del camion potrebbe passare su questa strada. A me è stato perché la macchina non passa. Non ce la fa. Un ciclo ce la fa, la macchina passa da te. Non dicendo la mia. Questo è tu. Via Libertola. Uno, mo ti dico un'altra cosa. Uno, se fate aggiustare una casco a vicino, non ti dico dov'è. Non ti faccio il nome e il cognome. Me la devi dire, aspetta. Non ti faccio il cognome. Si è fatto aggiustare la casa qua vicino. Ma? Siccome stavano i bidoni sotto la casa, tanto come se li fatti togliere da sotto alla finestra la casa, se li fatti togliere. E non li può portare qua? L'hanno tolti. E mo chiedo che stessi si fa, la moglie l'ha messo sotto alla porta. Farebbero anche bene, Facciamo un appello, dai. Un appello, che voglio, non mi piace come va la storia qua. A me non mi piace questi cassonetti, che spazzino, ma ti vengono... Detto, io disturbato il costuse, vengono solo Tu sei pensionato. No, quasi. Quasi. A pulire le postazioni dei bidoni che stanno in giro, solo le postazioni, vedi il furgoncino, il cinguandolo, pulisce solo dove stanno i bidoni, che stanno scettando, pur che stanno al bidone, ma se non andiamo al bidone stesso, questo è vero. Certo. E pulisce solo quello, e poi via, finito. E non va bene. Prima vedevi gli spazi in classico, ma me ne avevo uno, se riusciva in obbligato, se riusciva a bere la birra, però qualche cosa di bene, perché gli spazi così facevano prima. O c'erano un bar più caffè, o vanno al locale dopo la mannata, le dicevano scappate, come facevano prima. Ma li hanno tolti proprio di mezzo. Passò meno quel col furgoncino che va vicino ai bidoni, please, è fornuto a Cernano. E non va bene così. C'è chi ha la carta presa, dice non arriva da. Solo la postazione dei bidoni deve pulire. Wow, bravo. Flo? Mo, scusa. Ci ha sequestrato. Ci ha sequestrato. No, non so che cosa sta in quella damigiana. Vediamo, cosa sta? Quello è un reperto peggio di quello. Addirittura sta da più tempo. Rifammi. E la spazzatrice? Mentre il soffione? Wow. Ok, andiamo.
Quella da vicino là. Da quanto tempo sta? Ma che più grande maide che vede. Addirittura? Sì. Aspetta. Io vorrei che Tino si soffermasse anche sulle cartacce che stanno ovunque. Fanno veramente... Scusami, dall'alto lì, qual è la situazione igienico-sanitaria? Com'è la situazione della pulizia delle strade da lì? Tutto a posto? Tutto a posto. Una situazione, Tino, controversa. Perché noi dal basso vediamo una realtà diversa. Probabilmente l'amministrazione comunale sta su. Dov'è? È di là. Però fammi vedere prima la Damigiana. È la Damigiana, vediamo la Damigiana. Ma è piena quella Damigiana? Puoi vedere se è piena, vediamo. Dai un calcetto. No, è pieno. Cosa starà dentro? E noi ci prendiamo la responsabilità di farlo? La cacca dei cani, ti prego, lascia perdere. Quella è fisiologica, lascia perdere. Andiamo a vedere la busta nera. Quest'altra. Io mi sento sequestrato. Quest'altra. Ah, quest'altra busta. Il cartone di birra, guarda, Tino. Sì, non passa nessuno, Tino. Quella è la cacca dei cani messa nella busta. La cacca dei cani. La cacca dei cani messa nella busta e buttata così. Eccola là, guardala. Vieni qua, tu lo dici. Come disse quello là, tu lo dici. No, stavano là i bidoni prima. Stavano prima là i bidoni, lo so. Vedi cosa lasci sotto le autovetture, Tino? Cioè, non tu sotto le autovetture. Secondo te, con tutta quella poda, quanto uccide? Non da tanto tempo. Da tantissimo. Non è che non mi sono vertuto. E allora, da qui... Sembra le macchine via... stanno là ogni giorno, non è tanto si ripete su posto. Da via Bovio, via Ettore Feramoschi, Indipendenza, Libertà, è tutto un manicomio. Noi ci rivolgiamo ai baresi, amiate di più la vostra città, ma soprattutto ci rivolgiamo al sindaco, che come detto, si chiama Leccese, ma è di Bari, Tino, e sembra che stia a Lecce, invece lui sta a Bari. Ci rivolgiamo all'amministrazione, alla dirigenza dell'AMIU. Fate qualcosa, perché la situazione è indicibile. È giusto, è Gigi? Giusto, lascio a te l'ultima parola. Sì, devo fare qualcosa. Non mi serve che vengano le luci e mezza alle 12 di sera a svegliare la gente che sta dormendo, perché il rumore... Devo fare di nuovo il rumore? Dai, ti prego, l'ultima volta. Il rumore generale. Ok. Quello, fatto un po' diverso. Io esco quest'anno. Fuori a vedere. Sai che fa quello che va con lo... Capo, vicino al marciapiede, butta mezzo alla strada e poi rimane mezzo alla strada. La tira di sopra, perché l'ho visto. Quando ne arrivi, passa innanzi. Ed è giusto. Allora, quello va, logico che fanno una volta così e una volta così per andare su due marciapiedi. Perché la pompa non arriva a due vanno. Una volta va se lo va senso unico. Invece. Andiamo. Nasconde se ne vuole. Andiamo, Gigi, andiamo. Fermi, Gigi, spostati, fermati, fermati. No, vabbè, quelle ci sono pure. E se ci fosse un uomo tagliato a pezzi? Ma che pure l'omicidio ci paga. Ce l'ho conto. Dai, fai. Latte d'acqua, raga. Ah no, le rupe. Silvio Sisto, no, non è vero. No, non c'è la no, no, così. Non c'è, sì. Ma dei diamanti. Tutto sa Luigi. No, sono indumenti. Che da poco al telefono ci mette sopra Facebook, vedi tutte le cose. Come si scrive? Maradona dei diamanti. Io me ne devo scappare di qua. Io devo andarmene via. Allora, Tino, ti lascio qua. De pista. Sì, de pista. Gigi, tranquillo, adesso arriva Tino, Oh, ti volevo dire,